Sono stati presentati questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo i bandi per un valore di più di 1 milione di euro per la progettazione di attività e servizi rivolti ai giovani. Le risorse vengono da fondi ministeriali e regionali, oltre che da uno stanziamento comunale per attività all'interno dei centri giovanili. Contaminazione e condivisione, le parole d'ordine che hanno animato la stesura dei bandi e tutto l'iter amministrativo che ha portato alla loro pubblicazione. Nei mesi scorsi, infatti, una serie di incontri con gli attori delle politiche giovanili territoriali ha portato all'individuazione delle esigenze dei giovani napoletani e alla conseguente definizione delle attività proposte. All'indomani di una giornata che dovrebbe essere di lutto nazionale per i dati sulla disoccupazione giovanili, da Napoli invece lanciamo un messaggio a tutta l'Italia che è possibile dare spazi e opportunità ai giovani. E avremo quindi degli interventi a 360 gradi, dal cinema, musica, teatro, ma anche l'imprenditorialità giovanile con un budget importante di 200.000 euro che andrà a finanziare le 10 migliori idee imprenditoriali dei giovani della città legate alle 10 municipalità. Un risultato che non sarebbe stato raggiungibile se non ci fosse stato un percorso di contaminazione e progettazione dal basso. Oggi ci sono in conferenza stampa e lo presenteremo insieme altri 10 colleghi assessori municipali con i quali da settembre ci siamo seduti allo stesso tavolo e abbiamo cucito gli interventi sulle esigenze. Quindi tanti interventi che dimostrano una Napoli che è viva e dove ai giovani si vuole dare sempre di più spazio, non con le parole ma con i fatti. L'obiettivo è dunque quello di dare ai giovani napoletani quegli strumenti e quelle opportunità per creare reali occasioni di sviluppo e testare la loro creatività e professionalità mettendola al servizio del loro territorio. Dal 13 al 17 gennaio è previsto un fitto calendario di incontri informativi presso le 10 municipalità cittadine. Tutte le informazioni dettagliate sono sul sito www.comune.napoli.it.